Ciao ragazze e ciao ragazzi, spero che non si sentano troppo i tuoni di sottofondo e i rumori da pioggia di sottofondo, ma sta diluviando. Comunque, questo è il secondo video che faccio oggi, per cui se mi vedete vestita come video precedente o come video che verrà dopo, non preoccupatevi, mi lavo, lo giuro, è solo lo stesso giorno. Comunque, sono qui per fare finalmente il video sui libri, perché da quando ho annunciato che volevo fare questo video, moltissime di voi sono state veramente molto contente e questa cosa mi ha riempito di una gioia infinita, perché a me piace tantissimo parlare di libri. Allora, ho selezionato 6 libri di cui parlarvi. Non li ho letti tutti, perché questo vuole essere una sottospecie di review barra haul barra consigli sui libri. Per cui fatemi sapere voi se avete letto questi libri, se avete qualche libro da consigliarmi. Insomma, scambiamoci un po' di opinioni, mi farebbe tanto tanto piacere. E spero di avere veramente il tempo poi di effettivamente leggere questi libri e magari parlarvene in futuro. Però, insomma, vuole essere appunto un video un po' di consigli generali. Sono veramente molto contenta di aprire questa rubrica perché a me piace tantissimo leggere e appena finiranno gli esami, finalmente potrò dedicarmi a delle letture che non siano la vita di Hitler e diciamo il magnetismo di fisica. Comincio con il parlarvi di un libro che effettivamente non è un libro molto svagante, insomma, è un libro scolastico, è un libro che io ho letto l'estate scorsa, però secondo me, se amate leggere, cioè se vi piace leggere, è un libro molto divertente perché un minimo va capito, nel senso non ve lo consiglio se non amate leggere o se leggete soltanto riviste, perché comunque un minimo va capito, però non è difficile, fa ridere e secondo me è veramente molto carino. Il libro in questione è Il Satyricon di Petronio. Effettivamente non è un libro molto leggero. Però secondo me è divertentissimo, è divertentissimo, è quel divertente letterario, quel divertente filosofico che mi piace un sacco perché vi fa capire un sacco di cose, vi parla anche di tematiche attuali, della Roma del tempo, eccetera, però facendovi comunque ridere. C'è sempre quella vena satirica, quella vena di sarcasmo dietro che secondo me è carina e rende il libro molto molto interessante, nonostante sia un po' un casino perché effettivamente è un po' un attoppo di capitoli vari perché non è proprio l'ordine dell'autore perché non si sa neanche se l'abbia scritto lui effettivamente, adesso io faccio finta di essere figa ma perché l'abbiamo fatto quest'anno quest'autore, però secondo me è veramente divertente da leggere per cui se amate leggere, se volete un libro che sia una metà tra un libro serio e un libro divertente, ironico, ve lo consiglio sul serio perché secondo me potrebbe essere una buona alternativa alla classica rivista di gossip, diciamo. Un libro che in realtà non è un libro, è più tipo un'antologia, è questo libro qui che si chiama Giacomo Leopardi, il poeta infinito. Allora, io ho un amore, diciamo, malato per Leopardi, chi mi conosce lo sa che io amo Leopardi, infatti ce n'è anche un altro libro di Leopardi, io adoro Leopardi in tutte le forme e i colori, cioè io prima o poi avrò il DVD del Giovane Favoloso, che è il film che è uscito quest'anno con Elio Germano, che noi abbiamo visto per scuola, cioè con la professoressa, e ci sono tantissime, cioè questo libro è tipo fichissimo, io non vedo l'ora di riuscire a leggerlo, vi parla della sua vita, delle influenze letterarie della sua vita, delle tematiche delle sue opere. Ci sono testi delle opere, spiegazioni, insomma, io amo, 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 amo Leopardi, ma in una maniera incondizionata, cioè sono cosciente del fatto che sia un po' una malattia, ma è fichissimo, cioè se io dovessi fare adesso, seduta stante, una tesi su Leopardi lo farei ora, cioè io adoro Leopardi da morire. Per cui questo libro, questo me l'ha regalato mamma, secondo me potrebbe essere interessante provare a leggerlo per sapere qualcosa di più sull'autore, nonostante io sappia abbastanza cose, un po' perché l'ho studiato, un po' perché mi sono documentata un sacco, perché io sono veramente malata di questo, cioè se esistesse adesso sarebbe il mio marito sostanzialmente, mi piace veramente tantissimo, io ho veramente un debole per Leopardi, sarà per la poesia romantica, per il pessimismo, per questo senso di crisi dell'identità, mi piace veramente troppo. Visto che siamo in tema leopardiano, un altro libro che non vedo l'ora di cominciare sono Le operette morali. Questo qui è proprio suo. Questo qui l'ho rubato alla mia bisnonna. La mia bisnonna è moglie di, è la seconda moglie del nonno di mia madre, che era un critico letterario, Carlo Muscetta. Se qualcuno di voi lo conosce, fatemi sapere. Comunque, non è tanto quello, però casa sua è sommersa di libri di letteratura, filosofia, storia, che per me è tipo l'amore, perché io sono appunto molto fissata con le cose di letteratura, filosofia e cose varie. E comunque, le operette morali
Io già ne ho lette alcune perché ce l'ho sul libro di scuola, però volevo proprio avere questo libro perché c'è tutta l'introduzione e tutte le operette morali, che sono la parte più filosofica della sua produzione poetica, diciamo. E non vedevo l'ora di leggerlo, per cui le operette morali secondo me sono fichissime perché all'interno contengono un messaggio veramente bellissimo. Sono molto a sfondo filosofico, pessimistico, quindi se siete molto propensi a letture leggere, non leggetelo perché Le operette morali non è un libro leggero, insomma, è una mappazza di pessimismo e filosofia. Però se vi piacciono libri un pochino più impegnati, secondo me Leopardi sarà il gemello della vostra anima, un po' come lo è della mia. Parlando di un libro un pochino più leggero, che in realtà io ancora non ho letto, però volevo consigliarvelo perché comunque, non so più parlare, comunque conosco la storia, è The Fault in Our Stars, anche chiamato Colpa delle Stelle di John Green. Io l'ho comprato in lingua originale, non tanto perché volessi fare la figa, ma perché io questo qui l'ho comprato a Milano un sacco di tempo fa. L'ho comprato perché in lingua originale il libro costa 5 euro di meno di quello italiano. È un po' una cavolata, però 5 euro buttali via, no? Una bella colazione, anche pranzetto. Quindi l'ho preso in lingua originale. Io adoro i libri in lingua originale, per quanto ci siano persone che giudicano la mia pronuncia un po' strana, perché io ho una cadenza un po' americana quando comincio a parlare, nel senso non è un inglese molto grammaticale, me ne rendo conto, però è un po' così, insomma, un po' influenza di YouTubers, cose generali, però è un libro secondo me leggero, nel senso è facilissimo leggerlo. Io conosco la storia, però siccome mi sono molto incuriosita da quest'autore, visto che tantissimi parlano dei suoi libri, io devo troppo leggerli, intanto comincerò con questo, poi magari continuerò a leggerlo in lingua originale, perché secondo me comunque l'autore tradotto non può darti mai effettivamente la sua performance al 100%, perché per quanto un traduttore possa essere bravo, Nicola Sparks anche, per esempio, io ho letto 600 miliardi di libri di Nicola Sparks in italiano. Per quanto io adori come quell'uomo scrive le storie, non è veramente lui a scrivere. Per cui, secondo me, leggere il libro in lingua originale lascia quello spazio un po' all'autore di potersi coinvolgere nella sua storia e nel suo modo di scrivere. Per cui ho voluto dare una chance, diciamo, maggiore a John Green per adesso, però magari poi mi stuferò e lo leggerò in italiano. Intanto l'ho comprato, poi c'è scritto tipo dietro, c'è scritto che è genius, simply devastating, per cui cioè sembrerebbe che il libro sia effettivamente fichissimo. C'è scritto insightful, bold, irreverent and raw, crudo. Insomma, devo assolutamente leggerlo, sostanzialmente. Se per caso qualcuno di voi l'ha letto, fatemi sapere com'è. Non ci sono spoiler da fare in realtà, perché comunque la storia la conosco, però non vi dico niente perché ovviamente non posso dirvi nulla, però posso dirvi che questo libro, per le amanti di Nicola Sparks, delle storie un po' strappalacrime, un po' romantiche, smielate, John Green è fatto per voi. Poi, un libro che voglio cominciare a leggere e che sto per cominciare a leggere, cioè tipo stasera comincerò a leggerlo perché l'ho comprato qualche settimana fa, ho messo anche una fotina su Instagram, ho visto che molte di voi erano incuriosite. Il libro di Tiziano Ferro. Allora, io ho un problema con Tiziano Ferro, nel senso, Tiziano Ferro e Leopardi sono un po' tipo i miei due uomini della vita, nel senso, al di là di attori, eccetera, eccetera, Leopardi e Tiziano Ferro sono gli artisti che hanno contraddistinto un po' la me letteraria e la me impazzita di fangirl. Cioè, Tiziano Ferro penso che sia tipo il mio primo, cioè, penso che sia stato il mio primo amore, perché Leopardi l'ho conosciuto alle medie, per cui è venuto un po' dopo. Lui è arrivato tipo quando avevo forse 6 mesi. Questo libro si chiama 30 anni e una chiacchierata con papà. È un libro scritto in forma di diario, diviso per anni. E io sono troppo contenta di averlo perché Tiziano Ferro è qualcosa che io adoro. Cioè, è un uomo che io amo. Al di là della musica, è proprio una persona che io adoro tantissimo. E per cui volevo sapere ancora di più perché non sono ancora abbastanza acculturata per poterne parlare. Voglio esserlo e quindi devo leggere questo libro e aspettatevi una recensione appena lo finirò perché secondo me vale la pena. Ovviamente non a tutti piace la sua musica e io non critico a chi non piace la sua musica, cioè non critico chi non ascolta lui, non so che cosa sto dicendo, però non critico chi non l'ascolta, ma secondo me è un uomo fantastico. Ultimo libro per oggi, che è un libro sinceramente molto leggero, per cui stavolta siamo molto molto sul leggero, però ve lo volevo consigliare
a quelle di voi che sono appassionate di cucina ed è Dire fare mangiare vegetariano. È un libro che io ho da tantissimo in realtà, avevo fatto anche un blog quando l'ho comprato alla Feltrinelli ed è pieno, strapieno di ricettine, tutte veg. Allora, io sono vegetariana, però ci sono ricette anche per chi non è vegetariano, cioè ci sono ricette di primi, lasagne, un sacco di dolcetti molto interessanti, ci sono insalate, ci sono sformati, insomma ci sono dei piatti che sono assolutamente fattibili anche da chi mangia la carne e il pesce, non c'è problema. Si possono magari sostituire il seitan con la carne se voi non mangiate le cose vegetariane, se non vi piacciono le cose vegetariane ovviamente, però secondo me è carino perché ci sono le ricettine comunque molto salutari. E poi una cosa che adoro è che all'inizio del libro c'è tutta una spiegazione degli autori di questo libro di come si diventa vegetariani, come compensare la carenza di proteine dovute appunto all'eliminazione della carne dalla vostra dieta, eccetera eccetera. Quindi ci sono 140 ricette in questo libro, costa poco perché costa 8,90 euro e sono comunque tante ricette, il libro è fatto bene, mi piace tantissimo, consigliato se siete delle golosone tipo me. Ok ragazzi, io ho finito, sono convinta del fatto che ho fatto un po' un casino in questo video, però c'è un tempo allucinante, devo andare a studiare e sono stanca. E quindi la somma delle cose ha voluto che io ricessi delle castronerie forse in questo video. Al di là di questo, io spero tantissimo che questo video possa esservi piaciuto. Sicuramente ne farò altri, sicuramente appena comincerò a leggere vi farò sapere cosa sto leggendo, perché solo sto leggendo, quanti libri avrò letto, insomma ne farò altri sicuramente. Però fatemi sapere che cosa volete consigliarmi voi, perché io sono super aperta appunto a consigli. E vi mando un grossissimissimissimissimo bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!